Salve a tutti, salve Fox, e siamo qui in questa nuova parte, insomma questa prima parte di Crash to Insanity. Gioco per me sottovalutatissimo della serie di Crash Bandicoot e ci vediamo il filmato iniziale. Sto registrando a un orario disgustoso, però non me ne frega assolutamente niente. E via col filmato iniziale, appena la parte. Ok. Vieni qui. Dormi, mio sciocco angelo. Crash! Crash! Svegliati, fratellone! C'è qualcosa di strano nella baia! Vieni, guarda! Ah, quanto mi piace sto doppiatore di Cortex. C'è mille volte meglio del Mago Forest. Tutti fanno, il Mago Forest era bravissimo, non osare criticare il suo eccellente lavoro fatto in... Cioè, non voglio dire che fa schifo, non l'ho mai detta una cosa del genere. Dico semplicemente che Cortex non è il Mago Forest. E se voi pensate che Cortex sia il Mago Forest, vergogna. L'unico vero Mago Forest è Angelo Cola. E se non pensate come me dovete andare a fan... No, adesso sto scherzando. Non voglio comportare tipo Zerb. Ok. No, cazzo. Ma sbaglio io? Un attimo, eh. Mi sei in un dubbio, cazzo. Ok. Ma è proprio... Proprio il gioco che va così. No, perché stavo vedendo il gioco un po' da scatti, ma... Non è il gioco a scatti, è proprio OBS. Che mi sa che lo impostano ancora un po' meglio. Ma che cazzo. Allora, un problema di questo gioco qua è che la versione PAL di questo gioco qui non è che è brutta, però ha qualche bug. Qui e lì, notevole. Per esempio, i filmati rallentati non è colpa mia. Proprio è il gioco così. È proprio la versione PAL ai filmati rallentati. Il che è una cosa tristissima, ma ovvio, cioè... Hanno voluto così. Allora, io non ho mai finito al 100% questo gioco qua. Mai. Ma non perché non sono in grado di farlo, ma perché semplicemente non ho mai avuto voglia di farlo. Perché gli extra europei sono interessanti circa. No, non so neanche se si può arrivare, onestamente non mi ricordo più. Ma paragonati al filmato extra americano sono un po' una pace, vuol dire... Boh. Per me non ne valeva la pena, ecco. Cioè, vuol dire, mi piace i giochi alla fine al 100%. Mi piacciono in alcuni casi. Non è che se mi dimentico una gemma in giro, allora wow, cioè, così. Questo gioco qua mi diceva, cioè, ringrazio l'utente che mi ha detto metti skip draw a 3. Perché adesso gira veramente bene. Cioè, vabbè, qualche stutter forse c'è in giro, ma. Niente di grave. L'unico difetto, appunto, cioè, questo gioco qua è un gioco fatto molto bene. Cioè, vedi, dei giochi di Crash per me su PlayStation 2. Che cazzo sta succedendo al mondo? E su PlayStation 2 è probabilmente uno di quelli usciti meglio, secondo me. Bug a parte, si intende. E più che altro il problema. Vaffanculo. Ma poi Crash, 20 anni che esiste, ancora non sa nuotare. Vabbè, ovviamente scherzo, anche per questo gioco qua che trovo. È la prima volta che vedo quel disegno di Crash nella mia vita. Cazzo. E dire che questo gioco qua ci gioco da 20 anni. Cioè. Ce l'ho coi 20 anni oggi. Ci gioco da un sacco di tempo. Sono io, Aku Aku. È mio dovere proteggerti. Puoi convocarmi rompendo queste casse. Contattami 3 volte e ti concederò poteri speciali. Ok, Aquaku che dice cose che sapevano già. Con tutto, Aquaku in questo gioco qua è una merda. Cioè,
Se vai contro una litro. Se vai contro una litro, Aku non. Cioè, non ti protegge neanche, muori e basta. In questo gioco qua. Invece negli altri, insomma, quantomeno ti dava un po' una mano. Cioè, non è che dà una mano, però non morivi. Io spero di non incappare nessun cazzo di bug. Questo gioco qua ne ha parecchi. So che alcuni, non dico mica molti, alcuni di voi si ricorderanno che avevo fatto già un let's play di questo gioco qua commentato a cazzo su Skype. Col mondo in chiamata. Una roba tipo 3 anni fa. Cioè alcuni, appunto, non tutti si ricordano perché porca puttana, 3 anni fa. Però, sì, insomma, io quel let's play lì l'ho privatizzato. Se qualcuno lo vuole vedere mi contatta e gli mando il link. Però non i let's play vecchi li ho tolti tutti perché non mi piaceva lo stile in cui erano fatti. Cioè al tempo mi divertivo un sacco a farli così, ma poi ho capito che non, che adesso non mi diverte più e non voglio quel genere di let's play sul mio canale. A meno che non siano proprio giochi a cazzo totalmente senza filmati, proprio che uno ci gioca a scazzo così, dai, sto giocando un gioco così. A meno che non siano giochi di quel genere lì, tipo, non so, come può essere un gioco da Nintendo che però non posso più fare. Cioè, potrei, ma non voglio correre il rischio, diciamo. Perché sì, adesso è pericoloso fare gameplay su giochi Nintendo. Cioè, appunto, dicevo, a parte quel genere di roba, diciamo. Non ho la minima intenzione di fare gameplay in cui i filmati, invece che sentire il filmato, sente la gente che parla. Cioè non me ne frega proprio un cazzo, io voglio farli. Cioè, rovina tutto, secondo me. Tipo, ho rovinato la mia chance di. Vabbè. La casa di Crash! Così come ve la ricordavate in Crash 3, vabbè. Che mi dici di bello, Cortech? Forza, seguimi, Crash! Stammi vicino e fai ciò che faccio io! Un'altra cosa che ho trovato schifosa dei giochi dopo questo, che mi è venuto in mente adesso, è tipo... Aspetta che c'è un altro filmato. È che tipo l'hanno riempito di un modismo proprio americano, trash, schifoso, tipo Team Racing. No, Tag Team Racing, scusate, Team Racing è sacco. E Tag Team Racing è una merda, ho visto una cosa brutta, spero che il gioco continui a funzionare semi bene come sta funzionando adesso. E... così come mi è successo in Cast Team Racing, no, in Cast Tag Team Racing, poi non è che mi è successo, ci sono successo. Tipo che il gioco che aggiungessero roba di modismo penoso. Tipo Rutti e Scoreggia, una cosa tristissima. È facile! Troppo facile. Ok, ma vaffanculo che palla, ok. Mi sa che gioco sullo schermo dell'emulatore perché OBS mi manda tanto prima a scatti e mi irrita. Comunque l'unica cosa che dovrei fare probabilmente è fare, diciamo, una ISO del gioco e giocarci da lì, perché credo che mi dia anche problemi quello. Ogni volta che la lenta sento il dischetto del lettore fa il disc, quindi quasi sicuramente è un problema del fatto che il lettore fa fatica a leggere dal disco. Quindi. Alle oppe! È vero, le bionde sanno divertirsi di più. Dunque qualche difettuccio c'è. Non è perfetto, ma nulla di
di terrificante, insomma. Cioè, vieni qua. Cioè, penso che comunque valga lo stesso la pena. Devo stare qui? Ah, bello. Questa cosa qua tipo me l'ho dimenticata assolutamente. E che cazzo ho... Fanculo. No. Che due coglioni. Se fosse stato in 2D avrei fatto schifo, però. Vabbè, non dico quello. Ok. Vai il totem. Dicevo, vabbè. Comunque, dico, c'è qualche difetto grafico, vedo qui e lì, ma nulla che impedisca a me di godermi il gioco a pieno, quindi non me ne frega un cazzo. Io pago l'abbonamento, vedo il pallone. Tenta il culo, non importa. Diciamo che se sono troppi difetti cercherò un modo per correggere al massimo, ma per adesso vedo che il gioco gira abbastanza bene. Difetti pochissimi. Cioè, ecco, intanto rallenta un attimino, cioè non è che rallenta, in realtà che è un po' di stuttering, ma lì è colpa del dischetto, quindi. Quindi sti cazzi. Nella parte 2 risolverò. Le piante carnivore sono troppo belle. Sono un'icona praticamente della serie. Che ovviamente in Monster Titans neanche ce l'hanno. Oh, sto bene! Le punte hanno interrotto la mia caduta. Ok, sono abbastanza in effetti, sto vedendo. Però sì, nella seconda parte cercherò di... Provo a aumentare lo skip d'oro da 3 a 4. Vediamo un po' se lì si risolve qualcosa. Magari non risolvo niente, non posso neanche provare. Magari perché è una vita che volevo fare un let's play come si deve di Twin Sanity, non vado certo... intimorire da questi due o tre difetti. Ehi, c'è tu! È da 10 dannati anni che lo faccio! Avanti e indietro! Indietro e avanti! Ne ho abbastanza! Non lo farò mai e poi mai, mai più! La puzza d'Alberto di Vero muore! Povero Alberto di Vero. Ha raggiunto il Torino. Tutte queste morti improvvise. Questa squadra meravigliosa. Portata via... dalla storia, dal tempo. È stato un dramma dal quale... Lui chissà perché ha detto così, ma perché tipo hanno perso, non so. Vabbè, Cortex... Ah no, pensavo sparisse, se avessi stato appunto non tipo spariva. Invece no, tanto quale. Tipo non so, c'è un po' di glitch, però vabbè, oh. È una roba impercettibile, filmato. Tipo, penso, non so, tipo il Torino di colpo ha cominciato a fare schifo, a fare partite, non so, ha perso dei giocatori, boh. Via! Sorpreso di vedermi, Crash? Continuo a tornare come le pulci nel tuo pelo. 3 anni ho trascorso da solo nelle distese gelate dell'Antartico. Mi sei mancato. Ho organizzato una sorpresina per te, una festa di compleanno, eccetto che è l'esatto opposto. Tutti i tuoi amici sono qui. Sei talmente amato. Direi di iniziare con i regali. Una cosa bella è che adesso Cortex dirà Timmy invece che Tiny, che è una cosa fighissima. Perché per dire, credo che sia intenzionale. Perché magari, credo che il doppiatore magari sia tipo, per fare la voce, non so, di Cortex, magari si è informato sui doppiaggi vecchi della PlayStation 1 per farla tipo simile a quella classica, questo no? Questo è di Tini. Hai sentito, ha detto Tini.
per Roma. Ma secondo me tipo l'ha fatto apposta per Stripe, perché è boh, perché in un certo senso Tini si è considerato come un italiano ufficiale. Diciamo che tutti lo chiamano così, quindi tipo Halo, cioè un regalo che puoi restituire. Non si pronuncia Halo, si pronuncia Elo, però tutti chiamavano. Nel primo gioco dicevano Elo, poi dal 2 in poi sempre Halo, quindi è un po' un errore di pronuncia tra virgolette voluto. Non c'è nulla di strano alla fine. Ovvio comunque in un doppiaggio deve essere più corretto nelle pronunce possibile. Cioè alla fine fanno un po' quello che la gente vuole. Che può essere bello o brutto, cioè uguale, tanto alla fine non esisterà mai la pronuncia perfetta di nulla, perché alla fine è un'altra lingua, quindi non è neanche Elo, è proprio Elo, proprio. Di non doppiato di fare quando dice una parola. Manda quel paese, no. Quello no, però quasi. Okay. Ti presento il tuo nuovissimo gemello spinto da un motore idraulico, Mecha Bandicoot. Come sono andato? Dottor Cortex, è stato magnifico. Mi sembra ovvio, stupido, avviare l'attacco con i missili. Cioè tipo Crash è una di quelle serie in cui il cambio di doppiatori non è stato affatto traumatizzante, diciamo. Perché alla fine, cioè, vabbè, non è che la posizione 1 ci fosse necessità di chissà quale doppiaggio, però doppiatori nuovi, siamo in Twin Sanity e anche in quelli brutti dopo, e si sono impegnati per mantenere lo stesso feeling, diciamo, le stesse voci dei giochi PlayStation 1. Quindi non si, cioè, io non si ammetto, me l'ho neanche accorto all'inizio. Anche Nitro Caterpillar era un po' nella stessa situazione, perché alla fine il film, no, anche senza penso, era lo stesso, quindi. Come per dire, la voce di Cortex in questo gioco qua è la stessa che fa Uka Uka e Aku in Crash Bash. Quindi, cioè, voglio dire, Crash Bash è uscito prima di Ira di Cortex, e Ira di Cortex è stato doppiato dagli stessi storici, quindi. Pranzo? Ok, interrompo quella parte perché sennò dura 20 minuti. Fox la prossima. Cioè, 20 minuti. Dura già quasi 20 minuti, ma Fox la prossima. Ciao.